Nel 1964 il regista Pierre Clouzot inizia a girare il film incompiuto Inferno, con protagonista Romy Schneider. L'illuminazione psichedelica ricorda le opere di un gruppo di giovani artisti milanesi di quel periodo, il gruppo T, dove T sta per tempo. Autori di questi oggetti artistici, difficile definirli quadri, e degli ambienti interattivi sono Munari, Boriani, Anceschi, De Vecchi, Colombo, Grazia Varisco. L'artista non è più un romantico inventore di forme, ma una sorta di tecnico, di scienziato, che usa strumenti molto diversi dai soliti, non pennelli e colori, ma lamine metalliche, luci stroboscopiche, motorini, timer, magneti, sensori di prossimità, luce di wood e neon.